I maestri contemporanei dell'organo a cura dell'abate Joubert, pubblicati da Senart di Parigi dal 1912 al 14, sono una raccolta di 8 volumi contenenti circa 600 pezzi per organo o armonium. I volumi 1 e 2 e 4 sono dedicati alla scuola francese. I volumi 3, 5 e 6 alle scuole straniere, i volumi 7 e 8 alla letteratura per grande organo. Nella seconda metà dell'Ottocento si sviluppa in Francia, sull'onda della restaurazione del canto gregoriano promossa dai monaci di Solesmes, un'intensa produzione per organo, spesso intesa in senso ambivalente, per organo o armonium, legata alla liturgia e in particolare al canto romano. Tale repertorio si sforza di coniugare un ideale di sacralità che trova nel termine mistico il suo contrassegno tipico e una praticità esecutiva che lo rende accessibile anche ai non virtuosi. Avvalendosi delle nuove sonorità organistiche sperimentato dall'organaro Cavaillé-Coll, autori come Guillemin, Franck Bellemin, Gigoux, Tournemire contribuirono in misura determinante alla formazione di questa originale letteratura, da cui scaturirono tendenze estetiche fondamentali per la storia musicale del XX secolo. L'abate Joubert è una figura molto importante per questa letteratura, per così dire ibrida, che penso valga la pena di conoscere. Ha ricevuto la sua breve, se vogliamo essere sinceri, formazione professionale musicale di solamente 8 mesi a Parigi. All'età di soli 31 anni fu chiamato dal suo vescovo nel 1904 a ricoprire le mansioni di organista al paese natale, il posto che si era reso vacante. Tenne l'incarico fino al 1935. Resosi conto della sua preparazione incompleta, il nuovo titolare ha approfittato della sua permanenza a Parigina per tessere delle relazioni che saranno utili più tardi. Aveva infatti notato che la grande letteratura dei compositori romantici non poteva essere certo interpretata adeguatamente dagli organisti delle umili parrocchie, dotate magari di un modesto armonium. Questo è probabilmente il motivo principale che gli ha suggerito una generosa iniziativa. Si mise alla ricerca di musicisti che conosceva direttamente o indirettamente, richiedendo loro di scrivere musiche accessibili ai più e adatte all'uso liturgico. Così, il 22 novembre 1911, festa di Santa Cecilia, ha scritto la prefazione dei primi 3 volumi della collezione I Maestri Contemporanei dell'Organo. Il primo volume è dedicato ovviamente alla scuola francese, come possiamo ben immaginare. Molti autori sono forse dimenticati, ma vi troviamo nomi famosi come Guillemin, Dindy, Gigoux. Un pezzo è addirittura firmato da Dupré, che all'età di 22 anni, nel 1908, fu nominato vice Divisor all'Organo di Saint-Sulpice. Il secondo volume, dedicato ancora alla musica francese, include 63 opere ed è progettato per essere fruibile sia all'organo che all'armonium. Il terzo volume è dedicato alle scuole straniere. È difficile immaginare l'abbondanza di corrispondenza che il prelato ha dovuto inviare per raggiungere il suo obiettivo. Convinto che questo lavoro andava nella direzione del motu proprio che Papa Pio X aveva emanato in materia di musica liturgica, fece rilegare insieme i primi 3 volumi.
e li inviò, il tutto autografato di sua mano al Santo Padre. Il Papa ringrazia il donatore incoraggiandolo a continuare il lodevole lavoro. Il quarto volume dedicato a Gigu è particolarmente ricco. Ci sono nomi già apparsi nei volumi precedenti, ma la maggior parte sono nuovi, come Albert Alain, padre del famoso compositore Jean e di Marie Claire, ben nota come concertista. L'avvento della Prima Guerra Mondiale ha probabilmente rallentato la diffusione dell'opera. Ma negli anni precedenti la guerra, l'abate era riuscito a contattare e mobilitare abbastanza musicisti per ottenere centinaia di pezzi inediti. I volumi quinto e sesto sono stati dedicati a vari rappresentanti esteri, dandoci un'idea delle vaste relazioni di Joubert. Possiamo notare che i paesi europei che mancano dall'elenco sono quelli dove la religione ortodossa è preminente, praticamente dove la musica vocale ha un ruolo primario. Durante il 1914 vedono la luce i volumi settimo e ottavo. La novità più interessante è che si tratta di pezzi per grande organo. Nei primi sei volumi le parti sono state scritte senza pedale obbligato, tuttavia vengono suggerite registrazioni tipiche per organo e spesso il livello supera la competenza tecnica di molti organisti di parrocchia. A mio avviso la causa è che diversi musicisti volevano approfittare di questa occasione per presentare gratuitamente delle opere, pubblicando dei pezzi che avevano già scritto o per dare un'idea più completa del loro lavoro.